Cari genitori dei gabbiani, come state? Questo piccolo video è per voi, per darvi qualche piccola indicazione rispetto all'esperienza che vi ho appena proposto. I fogli che sono attaccati al muro sono attaccati con lo scotch carta che non rovina il muro. Io personalmente ho avuto la necessità di attaccare più fogli a quattro insieme perché non ne avevo uno grande. Cosa che potete fare tranquillamente anche voi, così come potete usare due fogli separati se lo reputate, insomma, migliore. Vi consiglio di cominciare voi a disegnare la silhouette del bambino, e appunto di concentrare lo sforzo da richiedere al bambino, nello stare di profilo, e fermo, accanto al muro. Cosa che, come vedrete, sarà già appunto, uno sforzo notevole per lui, una richiesta importante, ecco. E poi di fargli osservare il profilo, di riconoscersi nel suo profilo, e di guardare il disegno. Poi, se lui se la sente, a quel punto, senza nessuna pretesa, senza nessuna aspettativa di riuscita, come viene, viene, gli farei provare a fare a lui la stessa cosa, quindi a disegnare a lui il vostro profilo. Alla fine, il colore, che poi non deve essere un colore, ma tutti i colori che volete, insomma, hanno una valenza espressiva e una valenza anche affettiva. Dobbiamo pensare che i colori, il colore che il bambino sceglierà, rappresentano un po' il modo che ha di percepirvi, il come, sì, il come vi vede, il come vi percepisce. Questa cosa vale anche per voi. Per concludere questa esperienza molto ricca, di spunti, relazionale, e niente, vi invito a provare a vedere come va. Un saluto, ciao!